Di nuovo in diretta da Villamare con il TG Estate, grazie Antonietta e Nicodemo per avermi ceduto la linea. Come vedete in questo territorio del parco ci sono tantissimi luoghi da scoprire in maniera anche simpatica e tante persone disponibili ad accompagnarvi alla scoperta di queste fantastiche cose della natura, fantastici siti naturali. E ora parliamo invece di, facciamo un po' di bilanci, questo è il periodo in cui si fanno i bilanci di fine estate. A Vibonati si è tenuto un campo estivo di calcio, facciamo un bilancio su questa esperienza calcistica, visto impegnato soprattutto bambini, e lo facciamo questo bilancio insieme ad Enzo Padula, che è il... chi è? Il nostro mister. Com'è il vostro mister? Bravo. Bravo. Tu che, per quale squadra tifi? Napoli. Tu? Juve. Juve. Oh, ditemi che c'è qualcuno che non tifa la Juve. Inter. Ah, beh. Juve. Ma la Juve le partite le compra oppure no? Milan pure. Le partite la Juve le compra oppure no? No. No, sicuro? Sì. No, perché molti dicono che le vince perché le partite le compra. No. Sicuro, al centro che tu ti sei informato. Sì. E forse e basta. E quindi vi piace Buffon? Tevez. Giovinco. Tevez. Niente proprio, cioè tifi la Juve ma non ti piace nessuno. No, tu non sei juventino, tu sei napoletano, quindi giusto che non gli piace niente. Però il migliore allenatore chi è? Enzo, il mister Enzo. Ecco appunto, hanno capito un po', ecco qui. Quindi mister Enzo, come fa a tenere a bada bambini di questa età? Mi diverto, poi sono bambini educati, mi ascoltano, mi seguono, dunque poi per me è un divertimento. È una cosa che ho sempre fatto, dunque. Ecco, facciamo fine che dobbiamo fare un allenamento. Si inizia l'allenamento e che si fa? Vogliamo farli mettere in cerchio per fare dei palleggi? Iniziamo. Mi dispiace che non abbiamo i palloni. Comunque iniziano con i palleggi. Facciamo un po' di palleggi mentre parliamo con il vostro grande allenatore. Voi chiaramente non è il pallone adatto, ma i grandi lo fanno anche con un superga semplice. Una bella esperienza, la prima, questo campo estivo di calcio. Sì, come campo estivo la prima, poi l'anno scorso ho avuto i ragazzi di Villamare, una ventina di ragazzi di Villamare. Quest'inverno poi ho allenato a Sapri e niente, speriamo... Come si è svolto questo campo? No, niente, due ore e mezza d'allenamento, dunque... L'anno prossimo si spera di fare qualcosina in più, magari di tenerli mezza giornata con i vari giochi, biliardino, ping pong, e speriamo di fare meglio l'anno prossimo. Insomma, calcio ma anche relax per farli socializzare. Sì, infatti, sperando poi di avere qualche bambino in più l'anno prossimo, magari anche bambini che arrivano dagli altri paesi. Intanto vi state preparando per il prossimo autunno, cosa farete? Sì, stiamo pensando di andare avanti, poi ho visto che ci sono dei bambini bravi e promettenti, dunque pensiamo di andare avanti anche d'inverno, dai. Insomma, vogliamo dire che il calcio ormai fa parte di questa società, ormai si è tutti malati un po' di calcio. Chi è che non sta davanti a un televisore a guardare le partite? Chi è di loro? Sicuramente tutti quanti a guardare le partite, no? Ecco, io quindi. Tutte, ma sempre quelle del Napoli oppure gli avversari? Quelle del Napoli, qualche volta quelle di quelle altre squadre. Qualche volta. Un pronostico a Raffaele, stasera il Napoli cos'è che fa? Oggi gioca il Napoli, sì, cosa con fa? Max Salonico. Sì, vince o perde? Ancora non lo so, ma però per me deve vincere 2-0. Ecco, però, insomma, lui. Ecco, dunque lui spera, però è stato molto detto, non lo so quello che farò, però spero che vinca. È vero che i bambini cercano sempre più il calcio. Sì, però siamo magari noi grandi che non, cioè specie qui nella zona, siamo un po' indietro, dunque non riusciamo a organizzarci per loro. In che senso? Che cos'è che manca in questa organizzazione? Secondo me a livello di società, cioè magari facciamo veramente poco per loro, secondo me. Lei di dov'è? Di Villamare. È proprio qui della zona, è cresciuto, quindi può parlare proprio cresciuto. Per esperienze dirette. No, cresciuto, però sono stato 30 anni in Lombardia.
Dunque, poi quando torni ti accorgi che veramente c'è poco. Si è dedicato al calcio, ha giocato a calcio? Ho giocato a calcio, ho giocato in Serie C. Con quale squadra? Con Sorrento, ho giocato a Sciac in Serie D anche. Ecco, quando si arriva a quei livelli come ci si sente? Beh, diciamo che tante cose non dipende perché sei giovane, dunque vai là e giochi solo a calcio, né? Invece ai giovani che come loro vogliono diventare campioni del calcio, cosa suggerisci? Lavoro, allenamento, tanto allenamento, sacrificio. Poi il calcio è veramente sacrificio. Sì, infatti, bisogna poi anche... Vediamo i calciatori in televisione, cioè io di calciatori ne ho seguiti tanti e fanno veramente sacrifici per giocare a calcio. Guadagnano tanto, però fanno anche grossi sacrifici. Sì, è bello, tanti sacrifici. Bene, complimenti per questa vostra realtà calcistica, complimenti a questi bambini, aspiranti, calciatori. Chi vuole diventare un campione del calcio? Alzate la mano. Tutti campioni del calcio, perché? Perché? Perché si guadagna i soldi o perché ti piace il calcio? Mi piace. Noi vi auguriamo che tutto questo si possa realizzare. No, vorrei dire, anche se l'indomani magari non ci sono io, no? Che veramente si organizzano, no? Per allenare, ma non solo a Bibbonate, a Sapri, a Policastro, a Celle, cioè dappertutto, per allenare i piccoli. E poi diciamo che non perché io ne so più degli altri, perché continuo a studiare, a leggere, a preparare, però gli istruttori si devono preparare. Bene, una preparazione per gli istruttori che devono preparare gli aspiranti campioni del calcio. Grazie, in bocca al lupo, attenzione Lorenzo che finisce sulla transenna, poi se cadi tu siamo fregati, nessuno ci potrà vedere. Noi ci avviamo alla chiusura, la chiudiamo questa puntata il 27 agosto sotto il palco del Villamare Film Festival. Oggi, questa sera, il debutto e come vedete lo staff di Paolo Monaco e non solo di Paolo Monaco sono al lavoro per gli ultimi dettagli. Lorenzo, se ce la fai a salire questa scala rossa, mostreremo in anteprima anche il telo che farà da cornice al palco sul quale saliranno tutti gli ospiti di questa 13ª edizione. Questa sera ci sarà la presentazione della giuria, ve lo ricordo, e ci sarà questo interessante incontro con la nuotatrice, oggi produttrice, Ida Di Benedetto, che ci parlerà del suo film Caravaggio, che intorno alle 22 verrà proiettato in questa piazza del Villamare Film Festival, che vi attende alle 21 qui in piazza e anche su 105 TV, dove potrete seguire in diretta tutte le serate di questa rassegna dedicata al cortometraggio. Ciao, a domani, sicuramente avremo con noi anche alcuni ospiti del Villamare Film Festival. A domani e buon proseguimento con 105 TV.